Grazie a Dio sto bene fisicamente, ho recuperato appieno dai problemi che ho avuto l'anno scorso e di conseguenza mi sono allenato con continuità e facendo una preparazione, ciò che l'anno scorso è mancata purtroppo per altri motivi e di conseguenza sto bene. Io l'anno scorso ho avuto dei problemi, come hai detto tu, ma una volta rientrato e comunque non mi è sembrato di stare così male. Quella è stata una partita, la mia prima partita dopo il ritorno, e dove ho fatto abbastanza bene, abbiamo vinto e non ho mai capito per quale motivo non ho continuato, ma non, ripeto, era importante sempre il bene della squadra, anche se Antonio non veniva utilizzato e si vincevano le partite, andava bene uguale. Naturalmente, per come sono fatto io, ci soffro molto perché sono sempre stato abituato a giocare con continuità. Io ho un occhio, mi fa impazzire a me Mirko, perché è un ragazzo che secondo me con la giusta, se si mette sulla giusta strada ed è già sulla giusta strada, può fare grandi cose. Un ricordo drammatico purtroppo, ero a pochi metri da lui io e purtroppo tra noi e loro penso ci sarà sempre questo legame, tra virgolette, drammatico, perché ogni volta che Livorno verrà qui a giocare si ricorderà la tragedia avvenuta. Ma è passato, ci guarderà e tiferà da lassù e che vinca il migliore. Io quando sono arrivato a Pescara, dal momento in cui ho messo piede a Pescara, l'ho trovata una città bella, bella, cioè la sentivo già mia dopo pochi giorni passati. E poi dopo, naturalmente, l'anno meraviglioso che ho vissuto qua, ancora di più mi ha fatto innamorare di questa città, tant'è che ho portato tutti quanti, come dico ogni volta. La qualità di vita, che è ottimale secondo il mio punto di vista, è tranquilla, nessuno ti rompe, vivi in modo sereno, ti può offrire anche opportunità, sei vicino a tutto, si sta bene per quel motivo.